Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. La linea verde del tram di Bologna è stata presentata oggi ai cronisti, compreso il serrato cronoprogramma. Entro dicembre l'affidamento dei lavori, è questa la vera scadenza PNRR. Se non la prendiamo, non prendiamo il PNRR, ha dichiarato l'assessora alla mobilità Valentina Orioli. Presidio per chiedere più sicurezza nella zona di Piazza dei Martiri nel centro di Bologna dopo i ripetuti episodi di cronaca, ma anche per il degrado ormai endemico da quelle parti. Al presidio di Fratelli d'Italia anche il vice ministro alle infrastrutture, il bolognese Galeazzo Bignami. Il comune non ha la volontà di intervenire in questa zona, detto al microfono. Un grave incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa sulla A13 all'altezza di Bentivoglio nel bolognese. L'autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbattuto contro il guardrail, è finito nella corsia di emergenza. Ad avere la peggio una donna di 52 anni che è stata trasportata in condizioni gravi al Maggiore di Bologna. Anche oggi incidenti e code sul nodo autostradale bolognese. Il collettivo Plat ha occupato questa mattina uno stabile di proprietà dell'AUSL che si trova in via di Corticella 115 a Bologna. Saranno ospitate alcune famiglie che, pur avendo un lavoro fisso, non riescono a permettersi una casa per gli affitti troppo cari. Intanto l'azienda sanitaria bolognese ha annunciato che farà una denuncia formale per occupazione abusiva. A Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese, sono stati ritrovati dei resti dell'età del bronzo. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna, affiancati da Claudio Cavazzuti. L'entusiasmo del vice sindaco di Gaggio, Maurizio Malavolti. Seguiremo il proseguimento delle ricerche. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Dunque, apriamo parlando del tram, perché oggi è stata presentata la linea verde, la seconda linea, diciamo così, è quella che di fatto dovrà partire in tempi brevi. È stato presentato il cronoprogramma, è tutto a posto per quanto riguarda l'iter. Il tram andrà, in questo caso la linea verde, da Via dei Mille fino alla stazione di Corticella. È stato annunciato appunto dall'assessora alla mobilità del Comune di Bologna. I cantieri dovranno cominciare nel 2024 e quindi l'appalto dovrà essere affidato entro la fine del 2023, e perché i cantieri devono terminare necessariamente entro il 2026, pena diciamo la perdita del PNRR. Ma sentiamo l'assessora Orioli al microfono di Giuseppe Pilloni. Ecco, assessora Orioli, i cantieri per la linea verde del tram partiranno nel 2024, ci può spiegare il cronoprogramma? Sì, parte la linea verde secondo un progetto che è stato in parte modificato, ma che nelle sue linee essenziali rispetta quanto già discusso con i cittadini ampiamente durante l'elaborazione del progetto di fattibilità. Quindi la linea verde si svilupperà da Via dei Mille fino alla stazione SFM di Corticella, dove ci sarà un importante centro di mobilità territoriale con interscambio di autobus e treni del servizio ferroviario metropolitano. Il 16 agosto il progetto è stato pubblicato, sono partite le lettere che annunciano le procedure espropriative. Ricordiamo che esproprio in molti casi significa una semplice servitù per la posizione di ganci e altri sistemi tecnologici necessari al funzionamento del tram. Dal 16 agosto i cittadini hanno 60 giorni di tempo per fare osservazioni. Durante questo stesso periodo si apre la conferenza dei servizi, nella quale il progetto definitivo della linea verde sarà oggetto del contributo di tutti gli enti che sono interessati al suo sviluppo. Al termine della conferenza dei servizi, indicativamente verso la fine dell'anno, provvederemo quindi all'approvazione del progetto e al suo affidamento per arrivare ai cantieri nel 2024. Quindi i cantieri partiranno tipo a gennaio? I cantieri partiranno verosimilmente nella primavera, quindi il 2024 sarà l'anno di avvio della linea verde, similmente a quanto è avvenuto nel 2023 per la linea rossa. Quanti espropri saranno fatti?
Ma sono partite indicativamente oltre 1700 lettere, ma questo dipende dal fatto che gli edifici a Corticella sono quasi tutti edifici plurifamiliari, quindi per ogni procedura occorre avvisare moltissimi proprietari. Ribadisco comunque che si tratta per lo più di procedure di asservimento di facciate o di altre parti degli edifici, in alcuni casi di espropri che sono per lo più limitati a parti di marciapiede. Questi espropri noi li facciamo perché vogliamo trattare tutto lo spazio stradale allo stesso modo, quindi così possiamo intervenire a rifare anche i marciapiedi privati. Saranno abbattuti degli alberi? Certamente saranno abbattuti degli alberi, questo avviene sempre quando si costruisce una infrastruttura così importante, lo sappiamo, da questo punto di vista il progetto prevede però anche importanti compensazioni e dal punto di vista strettamente ambientale dobbiamo ricordarci che un'infrastruttura come il tram fissa molte tonnellate di CO2 ogni anno, quindi comunque offre un contributo importante anche alla qualità dell'aria. La linea verde percorrerà un grande tratto del quartiere Navile, noi vogliamo cogliere l'occasione anche per rigenerare la zona in maniera diffusa, sottolinea Federica Mazzoni, segretaria del Partito Democratico e presidente del quartiere Navile. Sentiamola. La linea verde sia un'occasione di rilancio per rendere ancora più bella e vivibile la Bolognina. Lo afferma Federica Mazzoni, segretaria del PD di Bologna e presidente del quartiere Navile. La linea verde, aggiunge, percorrerà un grande tratto del quartiere Navile. Noi vogliamo cogliere l'occasione anche per rigenerare la zona in maniera diffusa, partendo da via Matteotti fino a Piazza dell'Unità, all'Ippodromo, passando per il Giuriolo, dove con il progetto della Cineteca, il Parco delle Caserme Rosse, nascerà un nuovo polo culturale, e terminando con la struttura di Gorchi, che merita di trovare una nuova vocazione, una nuova vita. In Piazza dell'Unità, a cuore del quartiere, ci sarà un importante punto di scambio con la linea rossa del tram. Da parte dei commercianti ci sono timori, ma avranno risposte, come sta avvenendo per i cantieri della linea rossa, spiega Federica Mazzoni. Io penso che siano legittime le preoccupazioni, i timori, ed è anche questo il grande lavoro che stiamo facendo sia come quartiere che come giunta. I timori dei commercianti avranno risposte, esattamente anche come insomma, si sta facendo con il cantiere della linea rossa. Noi siamo disponibili anche via via quando si sapranno anche più nel dettaglio come anche i cantieri avranno la loro concretizzazione e come stare a fianco dei commercianti. Perché quando io parlo di una rigenerazione diffusa del territorio, ovviamente penso che le attività commerciali, quindi il commercio di vicinato, siano un pezzo fondamentale proprio per fare in modo che quelle zone diventino sempre più belle e più vivibili. E lo dico anche pensando proprio alla zona di Piazza dell'Unità e via Matteotti, nel senso anche della sicurezza, che è un tema che ci sta molto a cuore, che comprendiamo, che conosciamo e su cui anche stiamo continuando a lavorare sia come amministrazione comunale, con il sindaco direttamente, la capo di gabinetto, ma anche con le forze dell'ordine, che colgo l'occasione anche per ringraziare nuovamente. E parliamo proprio di sicurezza in città. Nel tardo pomeriggio di oggi un presidio per chiedere più sicurezza nella zona di Piazza dei Martiri, siamo nel centro di Bologna, dopo i ripetuti episodi di cronaca, ma anche per il degrado ormai endemico da quelle parti. Il presidio organizzato dai Fratelli d'Italia ha visto la partecipazione del vice ministro alle infrastrutture, il bolognese Galeazzo Bignami, che ha detto il comune non ha la volontà di intervenire in quella zona. Sentiamolo al microfono sempre di Giuseppe Pilloni. Ecco Bignami, qui in Piazza dei Martiri, per questa iniziativa per l'insicurezza che c'è qui in Piazza dei Martiri, e Fratelli Italia sta anche raccogliendo delle firme. Sì, sono qua da cittadino bolognese, da residente della zona, che vede un degrado continuo in una situazione, in una realtà che una volta era invece un salotto per la nostra città e che a causa dell'assismo dell'amministrazione comunale, che benché dotata da strumenti che il governo nazionale mette a disposizione delle amministrazioni locali, ritiene di non dover intervenire perché probabilmente pensa che queste persone che realizzano spaccio, purtroppo bivaccano, creano anche situazioni di insicurezza come spaccate che voi avete giustamente documentato nei giorni scorsi, e devono per loro evidentemente essere una risorsa. Secondo noi no, serve una risposta da parte delle istituzioni. Sono qui anche evidentemente responsabile da esponente di governo nella speranza che il comune faccia qualcosa. Quindi lei personalmente chiede che l'amministrazione comunale, il sindaco Lepre, faccia di più qui?
Beh, serve maggiore sinergia, serve la possibilità di utilizzare anche le pattuglie miste, i presidi fissi, la possibilità di dotare di un sistema di telesorveglianza che però venga presidiato e controllato, non che intervenga ex post, con una funzione a polizia municipale che non sia solo quella di fare multe, ma anche di contrasto all'insicurezza. Però c'è un ingrediente che se manca rende tutto vano, la volontà politica. La sinistra non ha la volontà politica di affrontare il tema sicurezza perché probabilmente è refrattaria al rispetto delle regole. Gli agenti della polizia locale dell'Emilia-Romagna, per voce del sindacato di categoria, approvano il nuovo decreto del governo contro la delinquenza minorile, giudicandolo per ora un punto di partenza per fronteggiare un fenomeno delinquenziale in aumento. A sostenerlo è il sindacato di categoria dell'Emilia-Romagna, il SULPL. Sentiamo. Il decreto Baby Gang è un primo provvedimento che riteniamo positivo e che darà una mano agli operatori in divisa, ma deve essere un primo punto di partenza nella rivisitazione complessiva del codice di procedura penale e del processo minorile. Lo dichiara il segretario regionale del SULPL, il sindacato della polizia locale, Luca Falcitano, che chiede che le forze di polizia locale e statale, per garantire la sicurezza degli agenti di fronte a minori che commettono reati, abbiano strumenti di intervento efficaci. Il sindacato di categoria dei vigili urbani Emiliano Romagnoli entra così nel dibattito sul decreto licenziato ieri dal governo sulla delinquenza minorile. Gli uomini in divisa, si legge in una nota del sindacato SULPL, molto spesso sono gli attori che in prima battuta intervengono nei fenomeni di devianza e delinquenza minorile e in alcune situazioni ci si trova davanti a giovani che, sapendo di non rischiare praticamente nulla, non hanno problemi ad affrontare a viso aperto gli agenti di polizia. Sono diversi i video di aggressione alle forze dell'ordine o di bande giovanili che senza alcun problema circondano le auto delle forze di polizia. Non possiamo sottovalutare il problema anche sui nostri territori, sostiene ancora il sindacato dei vigili. È evidente che il fenomeno delinquenziale minorile è in aumento e diversi sono gli episodi di minori recidivi che commettono reati e che affrontano a viso aperto le forze di polizia. Se ad oggi il fenomeno non è esploso in pieno è per l'ottimo lavoro di tutte le istituzioni nell'affrontare il problema e nel tentare di recuperare i ragazzi per reinserirli in società, ma in pochi si mettono dalla parte di chi indossa una divisa e che molto spesso si trova senza strumenti legislativi a dover intervenire in caso di commissione di reati, commenta ancora il sindacato della polizia locale. Nuova occupazione a Bologna, gli attivisti del collettivo PLAT, piattaforma di intervento sociale da via Raimondi, traslocano per così dire in via di Corticella 115, lo stabile chiuso da diversi anni di proprietà dell'AUSL di Bologna. Sentiamo Maria Elena Mele. Mobili che sembrano in buon stato e di fianco montagne di rifiuti e soprattutto tracce che fanno pensare ad un luogo dove lo spaccio e il consumo di droga era normale, naturale. È così che si sono presentati i locali dello stabile di via Corticella 115 a Bologna che il collettivo PLAT, la piattaforma di intervento sociale, ha occupato per risolvere il problema abitativo di quelle famiglie che fino ad oggi erano in via Raimondi. Vi aspettiamo fra 5 giorni, ci spiega Luca, attivista della piattaforma, così vedrete cosa significa per noi il recupero di questi spazi da tempo lasciati all'incuria in una città come Bologna dove il problema abitativo è cronico. Questo per noi è un passaggio perché non volevamo bloccare quello che per noi come movimento di lotta per la casa è il passaggio giusto e determinante in cui i fondi pubblici devono essere spesi. In via Raimondi c'è una progettualità che abbiamo scoperto quando siamo entrati all'interno di quell'alloggio con fondi PNRR già stanziati per trasformare quegli alloggi in case di transizione per l'emergenza abitativa o alloggi popolari. Questo per noi era un fatto costante, che volevamo evitare di bloccare dei fondi pubblici che finalmente venivano destinati all'emergenza abitativa in questa città qua. Lo autorecupereremo noi con le nostre forze come abbiamo fatto in via Raimondi per ridonarlo alla città e renderlo a disposizione. Speriamo anche quando dopo i nuclei familiari qua presenti troveranno una soluzione degna di poter essere riutilizzato per la collettività. Quindi noi metteremo a disposizione le nostre forze, l'autorecupero e quello che riusciremo a fare con le nostre forze, con le nostre capacità, le nostre skill per dopo ridonare questo immobile alla città e all'emergenza abitativa. Ad essere ospitati in questa nuova occupazione sono per lo più famiglie straniere che, pur vivendo a Bologna da diversi anni e pur avendo un lavoro fisso, non riescono a trovare casa e se la trovano i prezzi sono insostenibili, da tanto sono alti.
Abbiamo cercato appartamento fino per quasi 2-3 anni, non abbiamo avuto. Poi tutti gli appartamenti che abbiamo trovato hanno chiesto finizione bancaria di 2 anni più garanzia di finizione bancaria più 2 garanto. Quindi non ho trovato, non ce l'ho quelle, non ce la faccio quelle lì. Sono chiesto alla banca per comprare a casa, però mi hanno detto che come un stipendio non possono dare. Sì, lavoro da 16 anni in un RSA. Ho trovato la casa, fino adesso sono stata in affitto, purtroppo sono cresciuti gli affitti e non trovo proprio niente. O li trovo a prezzi altissimi che non ce la faccio, con 3 figli è molto difficile, o non ci sono. E lo stabile che è stato appunto occupato dagli attivisti è di proprietà dell'House di Bologna, come dicevamo, che ha già annunciato che presenterà una formale denuncia di occupazione. L'edificio fino al 2020 era in locazione al Comune di Bologna e venivano svolte delle attività socio-riabilitative. Nel novembre del 2021, dopo vari tentativi di occupazione, sono state murate le finestre dell'edificio. Questo quanto ci è stato riferito dall'House. Cambiamo argomento, parliamo di incidenti stradali. Una donna di 52 anni ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A13, ci informa Maria Elena Mele. 6 persone ferite, di cui una grave, autostrada chiusa per circa un'ora. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel cuore della notte in A13 al chilometro 10 sud all'altezza di San Marino di Bentivoglio a Bologna. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale, che si è recata sul posto con diverse pattuglie non solo per i rilievi di legge ma anche a supporto delle attività di soccorso. Da quanto si è appreso, un furgone con a bordo le 6 persone, tutte di nazionalità rumena, di 20, 33, 39, 41, 52 e 73 anni, stava viaggiando in direzione Bologna quando, per cause in corso di accertamento, l'autista ha perso il controllo del mezzo e è andato a sbattere contro il guardrail di destra. Per circa 25 metri ha proseguito la corsa, poi si è ribaltato sul fianco sinistro nella corsia di emergenza. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. La 52enne presentava le condizioni sanitarie più critiche, tanto che è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore, dove è ricoverata in rianimazione. Ferite meno preoccupanti per le altre persone e per permettere i soccorsi, l'autostrada è stata chiusa per circa 50 minuti in direzione Bologna. Questo per quanto riguarda la notte, ma altri incidenti si sono verificati questa mattina a Bologna. Nelle foto che possiamo vedere adesso vediamo l'uscita di strada di un veicolo condotto da un pensionato bolognese che stava percorrendo via dei Colli quando, arrivato all'altezza del civico 30, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno soccorso il pensionato, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi di legge. Segnaliamo anche 2 incidenti stradali avvenuti sempre oggi in A14 e poi di nuovo in A13, e per gran parte della mattinata tutto lo snodo bolognese dell'autostrada è stato completamente bloccato. Adesso, a quanto pare, la circolazione è tornata, speriamo non temporaneamente ma un po' stabilmente, regolare. E prosegue, cambiamo decisamente argomento, prosegue la raccolta di firme della CISL per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori delle aziende. Questa mattina ha firmato anche il deputato del Partito Democratico Andrea De Maria. Vediamo. Continua la raccolta firme della CISL per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende, già depositata lo scorso 20 aprile alla Cancelleria della Corte di Cassazione. A firmare questa mattina in un banchetto di via Indipendenza anche il deputato del PD Andrea De Maria. Era presente anche il segretario generale della CISL area metropolitana bolognese Enrico Bassani. Abbiamo promosso come CISL una proposta di legge di iniziativa popolare per aiutare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, che può avvenire in tante forme, non ce n'è una sola, c'è l'ingresso nei consigli di amministrazione, nei comitati di controllo, quindi la possibilità di dargli uno spazio per capire, sapere e gestire anche in quota parte la propria impresa, la propria azienda. Però partecipazione vuol dire anche organizzazione del lavoro.
Partecipazione vuol dire partecipare anche alla divisione degli utili delle imprese che funzionano, che danno questi utili. Partecipazione vuol dire anche quota azionaria, poterli organizzare, poterli aiutare. Quindi un meccanismo che dia la possibilità di facilitare questi tipi di percorsi. È una proposta di legge di iniziativa popolare, stiamo raccogliendo le firme con banchetti nelle sedi, sui posti di lavoro. È un'iniziativa molto importante perché dà la possibilità anche di parlare di lavoro, di dare degli spazi che oggi i lavoratori fanno più fatica dentro le loro imprese a prendere. Sì, la ritengo una proposta di legge molto importante, spero arrivi in Parlamento, ne potremo discutere anche in Parlamento. Riconoscere il ruolo dei lavoratori nelle governance delle aziende, nella vita delle aziende, con modalità che fra l'altro in altri paesi europei, penso alla Germania, funzionano in modo efficace, credo sia una riforma importante che risponde anche a un'idea moderna di rappresentanza del mondo del lavoro, una proposta di legge che mi piace e che sostengo con grande convinzione. Restiamo e continuiamo a parlare di quanto avviene in questi giorni a proposito della diffusione del Covid, che a quanto pare sta leggermente rialzando la testa. Il Ministero della Salute ha diramato una nuova circolare e le cui indicazioni seguono l'andamento appunto del Covid, i cui casi nell'ultimo periodo sono aumentati. In sostanza, per gli asintomatici che arrivano al pronto soccorso non bisogna fare i tamponi, mentre per i sintomatici scattano i test, anche per la ricerca di altri virus. Il test, continua la circolare del Ministero della Salute, è indicato anche per i pazienti che dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato Covid-19 con esposizione negli ultimi 5 giorni. Per quanto riguarda l'ingresso nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie, la RSA, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, per gli ospiti è indicata l'effettuazione di test diagnostici per il Covid al momento dell'accesso. Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, fa sapere ancora la circolare, i visitatori e accompagnatori che presentano sintomi compatibili con il Covid devono evitare di accedere alle strutture sanitarie. Gli operatori che presentano sintomi compatibili con il coronavirus devono evitare di accedere in setting assistenziali sia di degenza che ambulatoriali, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture. Questa la circolare del Ministero della Sanità, a caldo, abbiamo raccolto le impressioni e soprattutto capire come si declinerà questa circolare a livello territoriale con Davide Resi, che è del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna. Sentiamolo. Non è una misura emergenziale, nel senso che non ci troviamo di fronte a nessuna preoccupazione per quanto riguarda l'andamento dell'infezione nella comunità, tanto che tutti gli indicatori che sono in piedi, il monitoraggio che attualmente è previsto dalle norme nazionali e internazionali, cioè il monitoraggio dei ricoveri in terapia intensiva e dei ricoveri ospedalieri, danno numeri assolutamente sotto controllo. I ricoveri in terapia intensiva sono praticamente a zero, i ricoveri ospedalieri non sono tali da destare preoccupazione. Il numero dei casi positivi in aumento è contestuale al ritorno dopo l'estate della frequentazione delle città e quindi assolutamente compatibile con una malattia respiratoria. La circolare dell'8 settembre è la terza dal 10 agosto, quella del 10 agosto aveva abrogato la necessità dell'isolamento domiciliare nei soggetti positivi, quella del 14 agosto invece aveva dato le prime indicazioni per l'esecuzione delle vaccinazioni con il nuovo vaccino monovalente con la variante XBB1 Kraken e per la campagna vaccinale autunnale. Continuiamo a parlare di sanità perché il 2 e il 3 novembre prossimi a Bologna si svolgerà un congresso internazionale promosso dalla Fondazione Carisbo. Vediamo.
Molte delle epidemie, come il Covid, negli ultimi anni sono state originate dal salto di un virus da animale all'uomo. In medicina poi si parla molto dell'impiego dei cani molecolari per la diagnosi precoce in campo oncologico, diabetologico e neurologico. Sono tutti temi che riguardano l'interazione tra uomo, animale e ambiente al centro di un congresso internazionale che si terrà a Bologna il 2 e il 3 novembre prossimi nell'Aula Magna di Santa Lucia dal titolo «Dal serpente di Eva ai cani molecolari. Evoluzione e prospettive su rischi e vantaggi per la salute derivanti dalle interazioni reciproche uomo, animale, ambiente». L'evento, promosso dalla Fondazione Carisbo e da Unibo, è dedicato alla memoria dell'ex presidente della Fondazione, il professor Carlo Monti, vede come presidente onorario la professoressa Ilaria Capua. C'è bisogno di un approccio nuovo alla salute. La salute delle persone, la salute vostra, la salute nostra non può più essere considerata un'isola, ma va considerata nel contesto. Il contesto da cosa è rappresentato? Dalla salute degli altri animali, dalla salute delle piante, dalla salute dell'ambiente. L'Emilia Romagna è stata colpita duramente negli ultimi mesi dall'alluvione e sappiamo quanti danni ha portato e sappiamo, ahimè, che questa emergenza avrà delle ramificazioni a lungo termine. Ecco, noi dobbiamo lavorare affinché queste cose si verifichino il meno possibile e affinché si possa reagire in maniera ottimale a questo tipo di problemi, anche alle ramificazioni. Parlo per esempio alla crescita e all'espansione degli insetti che avverranno nelle zone alluvionate. No, si sa, le zanzare dove vanno? Vanno dove c'è l'acqua ferma. E quindi cerchiamo di lavorare insieme. Io sono contentissima che la Fondazione ci aiuti in questo, sono molto felice che ci siano rappresentanti di medicina e di veterinaria e di altre discipline, appunto perché l'unione fa la forza. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa, al rientro parleremo di un'importante scoperta, di un ritrovamento archeologico, a tra poco. Cambia gli orizzonti della tua salute. A Bologna, Clinica Privata Villalba, ospedale polispecialistico di GVM Care and Research. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione, approcci multidisciplinari, percorsi di prevenzione, diagnosi e cura personalizzati secondo le tue esigenze. Una innovativa dental unit per la salute orale di adulti e bambini. La clinica è convenzionata con fondi sanitari integrativi, assicurazioni sanitarie e casse mutue. Clinica Privata Villalba, la tua scelta di salute. Accoglienza calorosa, location confortevole e di prestigio. Per apprezzare una residenza nel cuore di Bologna c'è la Casa Famiglia Ritiro Germini. Accoglie anziani autosufficienti in diverse tipologie di camere singole, cucina interna, custode di notte, un luogo in cui la serenità e l'amorevolezza renderanno il soggiorno estremamente piacevole e rilassante. Casa Famiglia Ritiro Germini, in centro a Bologna, in via De Carbonesi 3, a due passi da Piazza Maggiore. Telefono 051 23 38 68. Da più di 50 anni Materassi Barone fa dormire bene i suoi clienti. La vasta scelta di materassi, reti, letti e cuscini delle marche migliori al mondo, abbinati a una consulenza professionale e specializzata, è garanzia di un sonno ristoratore e rivitalizzante. La consegna è gratuita, servizio smaltimento del vecchio, finanziamenti senza interessi e 100 notti di prova. Tutto questo lo trovi solo da Materassi Barone, specialisti del riposo, a Bologna, Castel San Pietro Terme, Casalecchio di Reno, Faenza.
tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni. Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. Il generale Roberto Vannacci dialoga con il giornalista e storico Aldo Grandi del libro più letto e discusso dell'estate, Il mondo al contrario. Se vuoi saperne di più, segui la presentazione in esclusiva su questa televisione. Sabato 9 settembre, ore 23:30. Domenica 10 settembre, ore 21. Nuovo studio con ETG, parlavamo appunto di una importante scoperta archeologica. Ebbene, a Gaggio Montano, siamo sull'Appennino bolognese, sono stati ritrovati i resti dell'età del bronzo. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna insieme a Claudio Cavazzuti. Vediamo il servizio di Maria Elena Mele. Piccoli coci ma anche resti di legno ossidato, e da un primo esame sembra che tutti siano dell'età del bronzo. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori dell'Università di Bologna, coordinati dal professor Claudio Cavazzuti, in un sito che si trova al Monte della Croce in località Santa Maria Vigliana di Gaggio Montano, nell'Appennino bolognese. Da qualche giorno i ricercatori sono tornati nello stesso luogo dove in passato furono svolte delle ricerche poi interrotte. I primi scavi sono datati nel 1850, successivamente negli anni compresi tra il 1950 e il 1960. Ora gli studiosi sono ritornati nel sito e hanno ripreso il lavoro di ricerca. L'obiettivo è quello di stabilire e studiare com'era la vita, l'età del bronzo qui nel territorio bolognese ed in particolare in Appennino, quindi come vivevano, come mangiavano, insomma sviscerare l'epoca preistorica. Il sito è stato visitato da Maurizio Malavolti e Andrea Baldini, rispettivamente vice sindaco e assessore alla cultura di Gaggio Montano, che hanno documentato l'incredibile scoperta. Non poteva mancare la visita da parte mia di Andrea al Monte della Croce, dove da qualche giorno sono iniziati gli scavi archeologici e già i primi risultati hanno dato conferma della presenza dell'uomo 3500 anni fa, scrive in un post sui social Malavolti, che prosegue. Sono stati trovati diversi frammenti di vaso e resti di muro che saranno argomento di studio e approfondimento da parte dell'Università di Bologna. Poi i ringraziamenti a Claudio Cavazzuti e a tutto il gruppo dell'Università per il grande lavoro di ricerca e impegno che stanno svolgendo, un lavoro di pazienza, precisione e fatica. Ed infine la rassicurazione: seguiremo con entusiasmo il proseguimento delle ricerche e sicuramente presto ne sapremo di più. Cambiamo argomento, parliamo adesso di sport, di uno sport non da tutti conosciuto, parliamo di water basket, non tutti evidentemente lo conoscono, si tratta di un misto tra pallanuoto e basket, in sostanza una pallanuoto in cui invece della porta c'è il canestro. L'8 e il 9 di settembre si svolgeranno i mondiali a Riccione di questa disciplina con una rappresentanza bolognese. Vediamo l'intervista di Luca Pinkerle. Siamo qui con Giovanni Beccari, fondatore di Water Basket Bologna, per parlare di un evento molto importante a cui parteciperete. Sì, un evento molto importante che ci sarà l'8 e il 9 di settembre a Riccione, allo Stadio del Nuoto. Ci saranno i primi mondiali di water basket all'interno di un evento che si chiama World Game Sport Game, che è l'evento che raduna tutti gli sport diciamo così nuovi, gli sport giovani, gli sport non ancora riconosciuti a livello olimpico, ma che li raduna per promuoverli. Ecco, il water basket per il primo anno sarà all'interno di questo mega evento che è ospitato da tutta la regione romagnola. E il water basket è la piscina con agli estremità due tabelloni da basket,
e ci sono due squadre, 5 contro 5, esattamente come il basket, che si contendono la palla e cercano di fare canestro. Uno sport estremamente dinamico, non aggressivo perché non ci si può toccare, dove anche gioca un bel ruolo la fortuna, quindi tutti possono giocare, perché fare canestro dall'acqua senza toccare non è facile. Beh, dal 2015 io con Michele Romagnoli e Stefano Sgobbi abbiamo portato il water basket, che è giocato soprattutto nei paesi Serbia, Croazia, Ungheria, l'abbiamo portato a Bologna e abbiamo iniziato pian pianino all'interno delle piscine della Sogese, mettendo i canestri. Adesso attualmente ci sono ben 3 squadre, una squadra di giovanissimi che arriva fino attorno dai 15 ai 25 anni, poi c'è una squadra media che è la più forte, che va dai 25 ai 45, poi c'è anche una squadra, diciamo così, master, fino a me, malauguratamente, ai 60 anni. Parliamo anche di baseball. In chiusura, altra vittoria nella serie scudetto per la Fortitudo Unipolsai, avanti adesso 3-0 nella serie contro San Marino. Questa sera alle 20:30 sarà il primo match point per la squadra bolognese per provare a diventare campione d'Italia. In bocca al lupo quindi alla Fortitudo Baseball. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.